Mister, non sarà stata la solita partita spettacolare col calcio champagne, però abbiamo visto una Montagnola che sa essere una famiglia, che gioca l'uno per l'altro con grande sacrificio, con grande compattezza fra i reparti, quello che è mancato forse agli avversari. Siete riusciti a sbloccarla forse alla prima vera occasione e la prima vero bel dialogo di bel calcio, azione tutta di prima e finalizzazione di Philpott. Ora me è diventato un abitué. Allora, faccio i complimenti a tutta la squadra per l'atteggiamento che hanno messo nella prestazione. Faccio i complimenti ovviamente pure al Maccabi, perché è sempre una grande squadra e amo giocare queste partite, quindi magari c'è stata un po' di qualità in meno, diciamo, nei passaggi, ma allo stesso tempo era normale perché due squadre che comunque giocano comunque con grande agonismo tutte e due, quindi ci poteva stare che poteva essere sbloccata. Io pensavo su un calcio piazzato, su un calcio d'angolo, che loro sono bravissimi di testa, e quindi siamo stati molto attenti, nonostante poi gli ultimi 5 minuti giustamente loro hanno provato a spingere all'ultimo. Però devo dire oggi è stato impeccabile anche dietro, che i due centrali e i terzini non hanno sbagliato quasi niente, da Colacicco, Mininni, Ciro, Recchioni. A centrocampo Cirillo, Goffa, Gabrielli e Campoli uguali, grande prestazione. Guidi e Jack Philpott uguale, e anche chi è entrato e chi stava in panchina, quindi oggi è stata una vittoria del collettivo assolutamente. E la scelta di andare con i cambi proprio verso la fine della partita è stata proprio per conservare una prestazione super, iper, ultra sufficiente, ma molto più della sufficienza di tutti quanti? Allora, assolutamente, era risparmiare un po' di minuti, che eravamo leggermente, giustamente, sprecato parecchie energie. Non è facile, sapevo, entrare anche che sia 5 minuti, 7 minuti con un ritmo del genere, comunque dove è tirata la partita sull'1-0, è difficile per un terzino, per un centrocampista a mezzo al campo, giustamente. Però ecco, oggi la voglia era quella di portare la vittoria a casa, appunto. Quindi rinnovo i complimenti perché hanno fatto una grande prestazione. C'è un mese di tempo ora per preparare la finale, e quindi verrà da sé che prima c'è un campionato da concludere nel migliore dei modi, e soprattutto a fronte della Serie C, non solo in finale ma anche lunedì, quindi è una doppia sfida a distanza molto interessante. E come avevo detto in precedenza con Cesaretti nell'ultima intervista, purtroppo le ultime giornate sono un tour de force per noi, perché andiamo contro il CRC, Sporting, un'altra volta Maccabi, CRC appunto in Coppa in finale. E noi lavoreremo come sempre, come abbiamo iniziato il campionato, partita dopo partita, e affronteremo il CRC con tutto il rispetto del campionato che ha fatto, del grande percorso, e andremo sicuramente non per un pareggio e per una sconfitta. Grazie, mister Goli. Prego.